Buonasera, professore. Se mi mettete il cubo, grazie. Buonasera. Si accomodi pure qui. Grazie. Buonasera. Non vorrei che stasera siete tutti d'accordo sulla questione, diciamo, della destra al governo negli ultimi vent'anni. No, della manifestazione che c'è stata sabato a Roma, che riguardava l'Ucraina. Beh, insomma, gli ultimi vent'anni, gli ultimi anni hanno governato prima il PD con i 5 Stelle, poi c'è stato il governo Draghi, al quale hanno partecipato tutti, tranne Giorgia Meloni. Assolutamente, che non è riuscito a risolvere nessuno dei problemi dei problemi veri che ha posto Lerner prima. E adesso misureremo questo governo, appunto, non sulle navi, ma su quello che succede. Però anche lì, sulle navi, non è che ci possiamo aspettare che in 448 si trovi una soluzione che negli ultimi, ripeto, 15 anni non è stata trovata. Io ritengo che ci siano delle cose da fare anche in Africa, magari selezionare le persone che devono arrivare non in base all'utilità nostra per mandarli a fare dei lavori che noi non vogliamo più fare. Ma mica li selezioniamo, noi non li selezioniamo. No, andrebbero selezionate, cioè, non è che le persone li stiamo selezionando. C'è anche la fissa della selezione. Cioè. No, guardi, si chiama corridoio umanitario, lo fanno già. Dottoressa, si selezionano le persone. Neanche i flussi si riescono più a fare. Siete fissati con la selezione. Deve essere una pulsione antica. Se vuole darmi del voi, faccia pure. Deve essere, però le sto dicendo, no, voi la destra, Borgonovo, lei è di destra e non è mica un'offesa per lei essere di destra. No, se lei mi chiama e dice che io sono di sinistra, le sto dicendo, non mi offendo, le sto lei non si offenda se la chiamo di destra. Dai, però, voi di destra ci avete una certa passione per la selezione se degli esseri umani. No, guardi, non è una bella cosa, dica, glielo voglio dire. Guardi, non lei è una non bella si permetta di dire la selezione degli esseri umani. Si chiama corridoio umanitario, quello che funziona. Allora, selezione degli esseri umani. Dottoressa, prima di passare degli esseri umani, poi voglio dire, possiamo parlare di io capisco che lui vive sullo spettro del fascismo. Dottoressa, prima di passare, per favore, prima, per favore, siccome io so che lei è una persona molto gentile, quindi faccio appello alla sua grande ospitalità di poter dire una parola sull'immigrazione, perché è un tema che mi sta molto a cuore. E chiaramente sul tema sono un po' di parte. Ho scritto un libro che ha un titolo, Viva gli immigrati, dice tutto. Vorrei però soltanto chiarire che la ragione per cui queste navi sono ferme in mezzo al mare è prevalentemente una ragione strategica. Non è che ciò accada perché il governo Meloni è un governo di sadici che ci gode a lasciare... No, in mezzo al mare. Hanno attraccato nel porto di Catania. Sì, sono stati lasciati in mezzo al mare e in futuro si verificherà di nuovo. Perché dietro c'è una strategia che mira a raggiungere due obiettivi. Il primo è quello di dissuadere tanti africani dal tentare l'approdo in Italia, cioè la speranza è che si diffonda la voce, l'Italia è ostile agli sbarchi clandestini. E la seconda ragione è di aprire un contenzioso con Bruxelles, perché è chiaro che se il governo Meloni non agisse in questo modo non richiamerebbe l'attenzione di Bruxelles. Ora, la teoria marxista ha tanti limiti ma un grande pregio, ci insegna una grande verità, e cioè che il conflitto muove il mondo. Se noi pensiamo di poter risolvere il problema dell'immigrazione senza aprire un conflitto fortissimo con la Commissione europea... Però non è che lo possiamo aprire sulla pelle di questi poveretti. Non lo possiamo, no, io non sto giustificando... il solito problema, spiegare, giustificare. Non sto giustificando quello che il governo Meloni sta facendo, sto cercando di spiegare che il fenomeno, la questione è più complessa, che non può essere, a mio giudizio, ridotta semplicemente al fatto c'è una forma di sadismo nei confronti di queste persone, e richiamare l'attenzione sul fatto che l'Unione Europea è una macchina elefantiaca e, come dimostra la guerra in Ucraina, non si muove se non c'è un conflitto serio. Questo l'hanno detto tutti finora, che comunque il problema è che non e quindi non quando apriamo questo conflitto serio con la Commissione Europea con riferimento al problema dell'immigrazione, perché c'è il problema, appunto, viva gli immigrati, non soltanto degli sbarchi, ma anche di integrare queste persone. Ecco, questo è... Allora, Gad Lerner. Mi sembra che posso concordare con il professore sul fatto che questa sia la tecnica. Anche la tecnica è quella di usare pratiche dimostrative abbastanza clamorose, come il blocco delle navi dell'ONG, intanto a fini di politica interna, per dire che chi fa solidarietà e accoglienza lo fa per scopi di lucro, questi sarebbero appunto gente che ci guadagna dei soldi a salvare le vite umane. Queste insinuazioni sono andate avanti parecchio, anche se nessuna indagine giudiziaria ha dimostrato il contrario. Però sa bene il professor Rossini che
che il cosiddetto pull factor, cioè l'idea che lui spiegherebbe meglio di me, secondo la quale salvandoli li incentiveremo a partire e quindi non dobbiamo più salvarli perché così li dissuaderemo, è una equazione che statisticamente ormai è stata studiata nel giro di 20 anni, non funziona. Cioè non è vero che quando ci sono più navi che salvano parte più gente e che quando non ci sono navi che salvano parte non, meno gente. Ne parte di meno. Questo allora, è statisticamente devo dimostrato andare falso. Sono d'accordo, e l'ultima cosa, scusami e poi mi taccio, sì. È che mi pare che il professor Rossini ne convenga, non è che una volta stabilito che bisogna fare un conflitto con l'Unione Europea per riformare la Convenzione di Dublino, allora tu usi della carne umana e li fai soffrire, li tieni 20 giorni al largo, da Catania li spedisci a Marsiglia, perché anche se battono la bandiera norvegese... Sì, Salvini ha detto allora, che dovremmo mandarli in Norvegia. Scusatemi, però vi voglio dire una cosa, dopo la pubblicità... Dopo la pubblicità vorrei parlare anche della manifestazione che c'è stata a Roma la scorsa settimana. Tu sei partecipato, Gad? Non fisicamente, ma ho aderito. Ma comunque eri avevo d'accordo? Avevo problemi familiari per cui sono rimasto a me. Eri d'accordo con quel accidenti, corteo? Sì, sì, l'ho anche scritto in tutti i modi. Allora la domanda che vi voglio fare, poi appena torniamo alla pubblicità, è come si fa in qualche modo a raggiungere, ammesso che sia possibile, non dico la pace, ma almeno un inizio di trattativa nel conflitto tra la Russia e l'Ucraina, perché voi ritenete per esempio che vada preso in seria considerazione, lo chiedo a Gad perché so che era contrario, l'ipotesi di non rifinanziare il decreto che permette di inviare armi in quel paese? Devo risponderti ora o dopo la pubblicità? Dimmi solo sì o no, poi mi rispondi dopo. Credo che vada chiarito che tipo di rifornimenti si debbono dare, come in altri paesi civili si informa il Parlamento quali armi e in base a questo ti risponderei, ma oggi non è più il momento delle armi. Certo. Dunque, io non ho mai detto che l'Ucraina non debba essere rifornita di armi, ho parlato sempre soltanto dell'Italia. A mio giudizio l'Italia non deve più inviare armi pesanti in Ucraina, perché... Ma perché l'Italia no, gli altri sì? Perché l'Italia deve sostituirsi alla Turchia, deve assumere il ruolo di guida della diplomazia, in quanto questo conflitto potrà essere risolto soltanto se ci sarà un paese che assuma la guida della diplomazia in Unione Europea. Cioè noi, qual è diciamo, la tecnica che utilizziamo per manipolare l'opinione pubblica? Noi induciamo falsamente le persone a credere che il mediatore debba essere un attore esterno al conflitto, quindi la Cina o la Turchia, che ha un ruolo molto marginale, perché quindi di fatto la Turchia... l'Italia sarebbe il paese giusto. No, l'idea... Prima vorrei spiegare come noi manipoliamo le persone. Noi le manipoliamo inducendole a credere il falso, cioè dicendo guardate che l'unico che può intervenire è la Cina, ma questo è falso, noi facciamo questo perché siccome vogliamo fare... Però invece... Siccome vogliamo promuovere politiche di morte... Siccome vogliamo promuovere politiche di morte in Ucraina, allora imbrogliamo le persone inducendole a credere che il problema possa essere risolto dalla Cina. Il problema deve essere risolto da un paese membro dell'Unione Europea, uno dei tre principali che sono o Francia o Germania e Italia. Pubblicità. Questo ruolo anche... Adesso devo andare in pubblicità, professore, pubblicità. Allora, scusate, devo purtroppo chiudere perché siamo in grave ritardo, però voglio rifare questa domanda a tutti quanti. Sì. Disarmando Zelensky si esce dal conflitto tra la Russia e l'Ucraina? No, lei ha già detto io no. Non sono per però l'Italia, no. Solo l'Italia non dovrebbe più inviare. L'Italia deve non inviare più armi pesanti in Ucraina, assumere la guida della diplomazia. Immediatamente dopo, l'idea fondamentale, ancora una volta come noi inganniamo le persone, inducendo gli italiani a credere che se l'Italia facesse ciò sarebbe ricoperta di disprezzo, è assolutamente falso. Se l'Italia si rifiutasse di inviare armi pesanti e assumesse la guida della diplomazia, godrebbe di una stima internazionale enorme in tante parti del mondo. Perché il mondo non è Biden e non è la Casa Bianca. Subito dopo essersi rifiutata di inviare armi pesanti, l'Italia dovrebbe battersi per il cessate il fuoco, non per la pace, e dovrebbe farlo molto semplicemente, facendo quello che Erdogan fa. Erdogan incontra Putin, dopo il rifiuto dell'invio di armi pesanti all'Ucraina,
Tajani incontra Lavrov, è molto semplice il meccanismo. Questa è la linea che non è difficile. Lei. Allora, rapidamente, Francesco Borgonovo. Mi sembra che sia una bella idea, ma non succederà. Succederà che questa guerra finirà quando lo decideranno gli Stati Uniti, che non mi sembrano intenzionati a finirla. Succederà che le nazioni vassalle degli Stati Uniti, come noi siamo, avevano una possibilità nella storia di rendersi indipendenti, cioè fare un'Unione Europea seria, perché europeismo, al di là di quello che si scrive, europeismo e atlantismo sono due cose diverse. Come vediamo, abbiamo discusso fino adesso su questa cosa dei migranti, qui non si troverà mai una soluzione se aspettiamo l'Europa. L'Europa è inesistente e dannosa su una marea di questioni, a cominciare da quella ucraina, quella energetica, quella dei migranti, per cui quello che succederà è quando gli Stati Uniti si stancheranno, finirà, o quando forse finirà, e speriamo che finisca bene, perché se invece si stanca Putin e fa qualcosa di inconsulto, magari finisce peggio. Diceva prima Conte, rischio nucleare, che anche lei ritiene possibile. Insomma. Nicola Fratoianni, ti devo chiedere... Sono 9 mesi? Che questa guerra è cominciata. Voi voi avevate votato già no al sempre. Precedente. Noi abbiamo votato no sempre in Parlamento, convinti di una cosa che a me pare purtroppo oggi molto evidente. 9 mesi di guerra, 9 mesi nei quali l'Italia, con tutta l'Europa, tutto l'Occidente cosiddetto, ha scelto una sola strada: inviamo armi. L'argomento era: se noi non diamo le armi a Kiev, Kiev verrà invasa in 2 giorni da Putin e non ci sarà lo spazio per la trattativa. Io mi sono fatto carico di questo argomento. Non l'ho considerato per forza infondato, pur non condividendolo, ma ho detto ai miei interlocutori e alle mie interlocutrici: fatemi capire però dove sta lo stesso impegno sul piano diplomatico e quando arriva il momento di equilibrio, anche sul campo, che consenta di imporre sul piano diplomatico lo spazio di una trattativa. Dopo 9 mesi, faccio questa domanda, dopo 9 mesi, dove stiamo? Perché se lo spazio militare è l'unico possibile, allora mi spiegate perché non fate la no-fly zone? Scusi, che Kiev chiede dall'inizio, perché non mandate gli aerei? Cioè, perché non fate sul terreno militare quel che Kiev chiede? Perché evidentemente quella strada rischia di portare la barra sul nucleare. L'Occidente, la Casa Bianca, l'Unione Europea, si intesta... Non è che ne ha dette poche. L'Occidente, il blocco occidentale, la NATO, si intestano una vittoria che in realtà è una sconfitta. Le spiego che vuol dire. Quando il 24 febbraio è scoppiata la guerra, io ho detto: trattiamo subito con Putin, perché in questo modo trattiamo soltanto sul Donbass. Questi maledetti gruppi di potere che sostengono politiche di morte in Ucraina hanno affossato l'Ucraina, perché se si fosse trattato quando lo dicevo io, si trattava solo sul Donbass. Adesso noi abbiamo sprofondato l'Ucraina in un inferno, se me lo fa dire, perché adesso l'Ucraina deve... No, sono molto calmo. Deve recuperare 4 regioni, non una, perché quando proponiamo la trattativa forse Putin si sarebbe accontentato manco dell'indipendenza, ma dell'autonomia del Donbass. Adesso... Noi disonestissimi del blocco occidentale, che facciamo? Diciamo: vedete com'è è di successo la politica che stiamo portando avanti? Pensate come starebbe messa male l'Ucraina se non avessimo inviato le armi. Trattare. Ecco com'è messa male, che l'Ucraina adesso deve recuperare 4 regioni. Quindi lei ritiene che la trattativa è impossibile, perché se l'Ucraina... Io dico che noi rischiamo che se non trattiamo adesso su 4 regioni, rischiamo di andare a trattare a marzo su 6 regioni. Allora, Gad, sei d'accordo? Poi devo chiudere con quello che dice il professor Orsini. No, sono d'accordo. Anche se lavoriamo, scriviamo per lo stesso giornale, per fortuna è una palestra di opinioni libera, perché col professor Orsini non mi trovo d'accordo. Trovo velleitaria l'idea che l'Italia da sola, senza Francia e Germania, possa assumere un ruolo di mediazione tra Ucraina e Russia più efficace di quello della Turchia o della Cina, che peraltro ci stanno facendo molto fatica. Fin dall'inizio ho trovato provvidenziale, oltre che espressione di una volontà popolare chiarissima, provvidenziale anche per noi che gli ucraini abbiano resistito anche con le armi, anche con le nostre armi, all'invasione di Putin. Però... Credo che staremmo molto peggio se non avessero resistito, staremmo molto peggio anche noi, oltre che loro, poveretti. Adesso è il momento in cui ci vuole un aiuto agli ucraini che non sia solo quello militare, ma che sia quello di definire i termini di un compromesso. Non è una bestemmia cominciare a parlare del fatto se l'Ucraina debba restare neutrale, membro dell'Unione Europea, ma non della NATO,
se l'Ucraina debba rinunciare alla Crimea, perché storicamente sarebbe destabilizzante. Sì, però adesso la questione più importante sono quei territori, perché se cominciamo a parlare l'Ucraina deve diventare un problema, è che ci si fa con quei territori che si annessa alla Russia. Dottoressa, mi scusi, Lerner, verso il quale ho un rispetto assoluto, per carità, dice l'Ucraina starebbe molto peggio se non avesse resistito. Io dico, l'Ucraina starebbe molto meglio se noi avessimo trattato il 24 febbraio. Se avessimo trattato ancora prima, quando c'erano gli accordi di Minsk, starebbero tutti benissimo e non ci sarebbe la guerra, però, ma qualcuno evidentemente ha deciso che la Russia era se nemico non che serviva armi, per colpire l'Europa. Va bene. Vediamo come, perché magari succede anche che a marzo del 2023 l'Ucraina debba recuperare non più 4 regioni ma 5. Vabbè. E poi magari, però poi dovrà arrivare il momento in cui qualcuno risponde di questo massacro e si assume delle responsabilità. Bene. Ecco, questo è il punto.